conveniente dire in un contesto piuttosto che in un altro. E parliamo ancora di giovani che sono un vero e proprio esempio per il mondo del volontariato, lo abbiamo visto anche durante, dopo l'alluvione dello scorso 2 novembre. Coinvolgerli vuol dire anche fargli decidere, coinvolgerli nella governance delle organizzazioni, dargli voce in capitolo, non solo usarli. Aprire le porte del terzo settore ai giovani. È il messaggio di CESVOT in occasione della giornata internazionale del volontariato. Sono stati proprio i giovani del resto, anche durante la recente alluvione, a dare l'esempio, prendendo senza esitazione tute, pale e stivali, rispondendo alla chiamata del bene comune. Tanti giovani si sono mossi e sono andati ad aiutare anche spontaneamente. Quindi questa mossa, secondo me, è una cosa da valorizzare e da curare. Bene comune che ritroviamo anche nel titolo del libro di Riccardo Bonacina presentato all'Abbazia di San Miniato al Monte. Io avrò cura di te, la chiamata per il bene comune. Il volume ripercorre le parole di Papa Francesco invitando tutti ad una riflessione sul volontariato e sul ruolo dei giovani. Come alle volte fanno branco per le cose peggiori, alle volte riescono a essere gruppo per le cose migliori, anche superando un po' le nostre rassegnazioni di uomini e donne adulti e quindi rassegnati. Io avrò cura di te invece è anche una frase della celebre canzone di Franco Battiato, eseguita nell'abbazia da Giovanni Caccamo. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale e Dio avrò cura di te. E parliamo anche di arte e cultura. Due affreschi del primo 600 e due stemmi in pietra sono stati scoperti all'interno della chiesa di San Francesco a Prato, tornati alla luce durante il restauro che ha interessato le pareti della cappella maggiore, le cappelle laterali e la facciata interna sopra l'altare maggiore. I dipinti, sulla cui attribuzione gli studiosi sono già all'opera, si trovano nell'abside.